avventura. Che avventura! Marcello, ma guarda la tua bacheca di Facebook, sempre più amici hai. Eh sì. Cioè, diciamo che sono un buon cronista da marciapiede, quindi... Sei un Facebook dipendente. Facebook dipendente, sì, lo utilizzo soprattutto per il mio lavoro. Accetto amicizie, perché certo, un giornalista non può dire no, questo, sì, questo. Ci mancherebbe. Poi ogni persona a me vale la notizia. Infatti... Bravo. E infatti, c'è una notizia. C'è una notizia. C'è una telefonata. Ciao, come stai, Mary? Ciao Marcello, io vi sento bassi, bassi, bassi. Ma tu parla lo stesso, dai. Benvenuta a Love Radio. Ciao Maria Francesca. Grazie, buon pomeriggio, bentrovati. Ciao Alessandra. Ciao. Stiamo parlando con Maria Francesca Calvano, che è non solo una giornalista valida, sì, della Gazzetta del Sud. Lei scrive i pezzi dal suo bel paesello San Lucido, vero? Confermo, soprattutto il bel paesello, confermo. Il bel paesello, perché San Lucido è un bel paesello, proprio. È un carino. Gran bel paese, sì, sì. Assolutamente sì. Fa caldo, beh no, al mare si sta meglio, c'è un po' di brezza, sì, Marina. Sì, sì. Oggi c'è più fortunatamente fresco. Si sta meglio dei giorni scorsi, soffia un po' di brezza, quindi si sta benissimo oggi. Bene, bene. Però oggi Maria Francesca ci parlerà non tanto dei suoi articoli, che ogni mattina potete leggere sulla Gazzetta del Sud, naturalmente, ma Maria Francesca è impegnata in una manifestazione estiva che va molto bene, vero Mary? Sì, si chiama La Grotta dei Desideri, si tiene tutti gli anni ad Amantea, ormai sì, è la settima edizione. Quest'anno sarà il 2 e il 4 agosto, sono due serate distinte, si terranno in luoghi diversi. Sì. Il 2 nel centro di Amantea, nella Piazza Calavecchia, vicino a Piazza Commercio, invece il 4 sarà come di solito, come tutti gli anni, nel Parco della Grotta. Che poi... Sono due luoghi simbolo, Marcello, sono stati, sì, scelti non a caso, perché proprio in questi luoghi sorgevano un tempo dei porti, quindi sono un po' il simbolo, il segno della contaminazione tra culture, gli scambi umani e culturali. La manifestazione appunto si propone di essere un epicentro di scambi, ecco, tra personalità d'eccellenza. E questo sarà un evento di moda, arte e cultura che si terrà, sì, da Amantea. Esattamente. Ah, sì, quindi sì, ricordiamo il 2 e il 4 di agosto. Il 2 e il 4 agosto alle 21.30, è essenzialmente una manifestazione che si occupa di moda, nel senso che è un concorso che vede per giovani stilisti, sì, giovani stilisti che presentano appunto le loro creazioni. Di questi stilisti che sono stati selezionati da una giuria tecnica, soltanto alcuni saranno selezionati, saranno scelti per prestare le proprie creazioni ad un calendario che, sì, sarà poi realizzato nel mese di settembre. E quest'anno ci sarà un connubio che vedrà insieme non solo le creazioni di moda, ma anche l'arte, perché gli organizzatori della Grotta dei Desideri, che sono Ernesto Pastore e Giuseppe Catalano della CT Produzioni, che è un'associazione culturale, hanno stretto ormai dall'anno scorso una collaborazione abbastanza importante con la Vecchiato Art Gallery di Padova, sì, che ha degli artisti notevoli contemporanei, e quest'anno sarà per conto di questa galleria, ci sarà Cesare Berlingeri, che è un artista calabrese apprezzatissimo, sì, e quest'anno sarà quindi con noi e sarà premiato insieme con altre personalità. Vi sto svelando tutto. Sì, infatti, noi siamo molto attenti, ti ascoltiamo. Ti ricordo che fai sempre la giornalista, oltre all'ufficio stampa. Sì, è vero. Quindi è vero. Hai questa voglia di svelare tutto, se no ci mancherebbe. E una quindi... volta che comincio a parlare poi non fai mica la bancaria, dai. No, va benissimo. E questo calendario quindi sarà in uscita a settembre? Sì, uscirà a settembre, ci saranno degli scatti uniti appunto alle creazioni artistiche di Cesare Berlingeri, per cui vedremo arte e moda. È importante tra l'altro sottolineare che ci saranno importanti presenze, oltre a Cesare Berlingeri ci saranno la giornalista Rai Roberta Gangeri, che è stata insignita proprio dagli organizzatori del premio National Press. Sì. Ci sarà inoltre una principessa, Costanza Fan de Rivera Costaguti Florio, sì, già vicepresidente di Alta Moda Roma, a cui sarà consegnato il premio Job and Fashion.
Poi oltre a Cesare Bellingeri, di cui vi ho già detto, ci sarà anche una showgirl, Manuela Ferrera, scusatemi, sì, che riceverà invece il premio Moda e TV. Beh, ora, due bellissime serate saranno, dobbiamo esserci. Esattamente, sì, 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 bellissime. Tra l'altro vi lascio il Duchess in fondo, sì, proprio per la conclusione. Sì. No, ti ascoltiamo molto volentieri comunque. Anche perché è abbiamo tempo, fino alle 6 a voglia. Infatti. Beh, allora abituatevi perché abbiamo 3 ore di tempo per parlarne. Dai, dai. Sì, allora vi dicevo che ci sarà la cantante Regina Micaela, l'abbiamo vista trionfare a Sanremo, nell'ultimo Sanremo, è stato un grandissimo successo di pubblico per lei, che sarà appunto ospite della serata, si esibirà, insomma sarà stupendo ascoltarla perché ha una bellissima voce. E poi ci sarà anche la showgirl Sara Tommasi. Ah, va bene, insomma, un grande partenariato. Infatti. Va bene, io ti ringrazio, Mary. Sei stata precisissima. Hai detto tutto, praticamente. Io non vengo più perché infatti mi hai detto tutto. No, sto scherzando. Dovete venire per vedere di persona. Ecco. Va bene, va bene. Un abbraccio, buon estate. Salutami, Ernesto Pastore. Grazie, grazie, grazie mille. Ciao, Marcello. Ciao, Alessandra. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. 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 Sei il sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è, il nostro amore è fuoco.